Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio e ben ritrovati in una live su Pokémon Go Red Italia. Io sono il vostro Mirko e oggi andremo a fare delle cose molto, molto, molto gusto. Molto gusto perché, tra l'altro, ecco, iniziamo con una cosa molto particolare perché secondo me vi piacerà e vi spiego anche il perché e adesso ve la faccio proprio vedere. Buonasera ragazzi, buonasera. Tra l'altro mi vedete un po' sfocato, non so per quale motivo. Strano ma vero, la cam ha messo un po' non mette a fuoco. Oggi sto avendo un po' di problemi ragazzi, devo dire la verità, non so per quale motivo. Ciao Allo, ciao a tutti quanti. Non so per quale motivo non riesce a mettere a fuoco. Ho dei problemi con in generale, eppure a livello di luminosità direi che ci siamo. Forse c'è qualche problema con l'autofocus. Se provo, niente, cambia la sega. Fantastico. Sto sistemando un attimo i vari programmi sul mio PC perché c'è C che è pieno, è pienissimo ragazzi, è pienissimo, e quindi sto cercando di spostare tutti i programmi da C a D e mi sa che mi ritoccherà reinstallare la cam perché così purtroppo c'è. Non so neanche per quale motivo si vede obiettivamente così. Potrei provare ad aprire il programma della Razer. Che pizza proprio queste cose che non funzionano. Che poi non è neanche... Perché oggi ho fatto, ciliegina sulla torta, gli aggiornamenti di Nvidia pure della scheda video. Perché tu dici, ma sì, cosa fai? Non li fai? No, tra l'altro mi vede dispositivo video USB, quindi neanche, cioè me lo vede USB, non mi vede neanche più la Razer, mi vede USB, ma non lo so. Ciao Eddie, benvenuto. Allora, mi spiace, la qualità del video sarà così, cercherò di sistemare la cam, anche perché di solito si vede un po' meglio e mi disturba abbastanza. Allora, oggi, come vedete, abbiamo il murales Mario, perché stasera andremo in live su GameStop.it con Mario Kart 8 8 Deluxe e giocheremo sia tra noi streamer, perché saremo io, Joepad, Nintendo Protagonist e Jafar, padrone di casa di GameStop.it su Twitch, sia tutti i coloro che vorranno giocare, quindi molto semplicemente giocheremo tutti insieme appassionatamente, quindi mi raccomando stasera dalle 21 sul canale GameStop.it. Domani ci sarà la live a partire dalle 15 meno 20, quindi alle 14:40 saremo live, ma non ci sarò io. Ma ci sarà il nostro Lorenzo Baldo che seguirà la diretta e si divertirà tanto, dirà tante cose e secondo me è proprio al bacio. Tra l'altro, come vedete, ci sono alcune uova che sono già schiuse, ma io ho un uovo che schiude dopo, quindi è stato molto antipatico. Questo ce lo lasceremo per ultimo probabilmente, perché questo schiuderà fra 45 minuti, quindi sarà, non dico fra un'ora, però a metà dell'ora, se non di più. Sì, tra 45 minuti, quindi saranno le 18:30, 18:40, giù di lì, quando schiuderà. Quindi però ci sta, ce lo lasciamo come ciliegina sulla torta. Nel frattempo io vi ricordo che per partecipare ai raid è necessaria la sub. Per fare la sub potete farla gratis col periodo di prova di Amazon Prime o Prime Gaming, punto esclamativo sub, c'è proprio il comando, io ve lo lascio proprio in chattina. Potete seguire le istruzioni se avete già Amazon Prime, associate il vostro account di Amazon Prime a Prime Gaming, così avete la sub gratis, mi sosterrete e sosterrete ovviamente il progetto di Red Italia, quindi molto 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 buono, cosa giusta. Ovviamente facendo la sub avrete diritto a 30 giorni, quindi durante tutta la sub, tutti i ride da remoto che faremo qua, avrete dei privilegi anche sulle altre live, sulle live di Animal Crossing, Unite, le future live di Scarlatto e Violetto, le live che facciamo su Splatoon, eccetera eccetera eccetera. Avrete il pass, quindi praticamente i sub giocano prima, quindi anche su Unite chi magari è abbonato passerà la fila e quindi giocherà prima rispetto a
i follower, molto semplicemente. E tra l'altro io nel frattempo stavo guardando il secondo monitor che ho di qua e non so fisicamente dove cercare il programma, perché se io provo a cercare il Razer, lo so, però si vede una cacca. Eppure la cam, cioè ragazzi, mica pizza e fichi. Cioè l'unica cosa che potrei fare è staccare e riattaccare, giusto proprio alla... Ma non eri Mirko. È che è un po' complicata questa cosa, vai, davvero vero informa. Tra l'altro questa cam ha un bellissimo cavo che si riconosce, eccolo qua. E io adesso farò una cosa che non mi vedrete più sicuramente. Ho staccato fisicamente la cam, quindi non sta più guardando, cioè la cam è sparita. E io l'ho spostata in un'altra, a seconda legge dell'informatica, esatto. Ciao Veliero. Adesso devo capire un attimo. Spegneri, accendi, staccare, giustamente. Dobbiamo vedere se cambiando la fonte, no, adesso qua game capture addirittura. Oh, ma preciso, di lusso. Cioè adesso mi si vede un po' meglio, ragazzi. Adesso aumento anche la luminosità e andiamo avanti. È un ologramma. Gigi uscito, ma è giustamente, perché scusami, è ovvio che esco male. È un allogramma, giustamente, che cosa ci dobbiamo fare? Gigi, poi tu me le paghi tutte, lo sai, con gli interessi. Il vero Mirko nella sua in un castello dell'Uzbekistan. Giustamente, sono una copia di me stesso. Fatto la verità, in realtà sì, ho già mangiato, ma ho mangiato, in realtà non ho mangiato schifezze, non mangio più schifezze, ragazzi. Ultimamente mi sono dato una proiezione mentale, qua neanche... Oddio, come cavolo si chiama quel film? Oddio, Madness of Universe. Oddio, come, ragazzi, come si chiama quel film? Doctor Strange, l'ultimo. Multiverso della follia. Ciao Franco, ben arrivato. Non guardare il like di Pokémon. Cosa sta succedendo? Lo so, ogni tanto ci sta un applausino, ogni tanto, perché sapete, ci sono cose che bisogna dire, cose non bisogna dire. È importante è andare avanti, liberi, sereni, trasparenti, cristallini, molto semplicemente. Ma se ti vedi i leak di Pokémon, poi non ti do... Ma in realtà non è da un po' che non li seguo. Ah, i leak, in realtà leaker pensavo i like su Instagram, non i leak. Franco, i leak LAHK. I like sono i like quelli lì. Invece i leak sono i spoiler, ecco. Ah vabbè, li abbiamo già letti. In realtà no, cioè io personalmente no. Ultimamente sto facendo molto altro, ragazzi. Tra l'altro oggi ho fatto un sacco di colloqui. Con la casa discografica stiamo facendo delle cose molto interessanti. Forse ho trovato anche un nuovo lavoro. Ci sono tante belle novità, ci sono tante cose che stanno cambiando. Molto molto interessante. Molto interessante, molto molto chill, molto rilassato. Ah, si sta bene finalmente, si respira aria di novità, aria pura.
è vero. Aspetta, cos'è che hai scritto? Però è vero, cioè, se li leggi già sai le cose, e quando giochi non hai la sorpresa. No, 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 no. Comunque siamo anche un po' in anticipo di 7 minuti e niente, quindi cosa ci possiamo fare? Ci sarà, tra l'altro sarà molto divertente ragazzi, perché sicuramente alla Games Week andremo, ci sarà sempre il casino come al solito. Perché sto catturando un sì così a caso? E sto vedendo anche per Lucca, anche perché Lucca è un bel tocco da qui, però ci si po potrebbe forse si va a Lucca, forse si va a Lucca. Ok, Geno, nice to meet you, welcome to Pokémon Go Ride Italia Channels, Twitch Channels. Sì che ti rovino la sorpresa se ti dico domani c'è il Chinese come ride su Go, e effettivamente ce l'ho. Aspetta, lui. Beh, in realtà no, perché sono annunci. Non lo so, voi cosa ne pensate? Preferite sapere prima in anticipo e poi giocare il gioco, o non sapere e tenervi la sorpresa? Perché in effetti, ad esempio, Diglett, c'era tutto questo spoiler di Diglett, che era un Diglett gigante che arrivava alle nuvole di tipo acqua, strano, eh? In realtà era Wiglet, è molto diverso rispetto al rispetto al format che ci avevano disegnato, però alla fine non è che. Boh, non lo so, cosa ne pensate? È molto combattuta la cosa. Non dire diverso è uguale. Ma in realtà no, Allo, perché Diglett è dritto, mentre sto coso è. Boh, non lo so, sembrano quei vermi della spiaggia. Sembrano quei vermettini della spiaggia che escono. Tra l'altro c'è un Litwick. E quindi, boh, schizza. Non lo so, personalmente non mi garba per niente. Perché è come se tu sai che. Aspetta, è come se tu sai quella cosa. Poi te l'aspetti in gioco e poi dici. Beh, allora facciamo lo stesso esempio con Leggende Pokémon Arceus. Leggende Pokémon Arceus, quando è stato rilasciato a fine gennaio-febbraio, non so, non mi ricordo esattamente il periodo, una settimana prima è stato venduto in America. E hanno praticamente dumpato, cioè caricato tutto il gioco. Hanno caricato tutto il gioco e quindi si sono scoperti le forme primordiali di Dialga e Palkia, si sono scoperti Enamorus, o come cavolo si chiama, le forme di Isui, si sono scoperti tutti questi Pokémon perché hanno aperto il gioco come una cozza. È ovvio che è, tra virgolette, calato l'interesse, però da un certo punto di vista, nì, nel senso, se io vedo che c'è un gioco, che ci sono cose nuove e me lo liccano, non lo so. Cioè, nel senso, anche il fatto che fare dei leak è illegale, quindi coloro che fanno dei leak significa che hanno dei materiali sensibili protetti da copyright e stanno divulgando informazioni strettamente riservate e non hanno l'autorizzazione a divulgare queste informazioni. Quindi questo è un reato, soprattutto in Giappone dove è un reato penale che finisce in galera, quindi una roba assurda. Anche qua in Italia poi dovrebbero esserci cose così del genere. E niente. Cose così. Cose di casa. Cose di casa. Abbiamo ancora 2 minuti. Andiamo a vedere gli abbonati che cosa stanno facendo. Perché so che adesso abbiamo Xerneas. Ma i Veltal, scusate. Ma arriverà Xerneas dall'8, che è. Tra 3 giorni, ragazzi, tra 3 giorni è l'8. Quindi dovremmo provare a catturare un altro Xerneas. Oggi l'inverto, ragazzi. Un altro Yveltal, perché sicuramente avere due shiny è meglio di averne uno solo. Sicuramente. Tra l'altro, 2160 il max senza un potenziamento di meteo, 2701 con il meteo.
Quindi speriamo di trovarlo almeno al 2160, anche perché il meteo è ventoso o nebbia e qui siamo a parzialmente nuvoloso, quindi ciccia lippa, quindi lo avremo al massimo al 2160. Quindi questo non ci possiamo fare assolutamente niente. Mentre a voi come sta andando il vari evento? Perché tra l'altro io sono rimasto un po' indietro, ragazzi, in questi eventi, anche perché da un po' che non ci gioco. Un sacco di pacchi nuovi, ragazzi. Stiamo facendo poi le grafiche. Tipo pacco biglietto, lotta premium, pacco ride remoto, incubatrice, pacco viaggiatore, pacco ride mega. Questo potrebbe essere interessante. Il problema di questi pacchi è che abbiamo il limite pacco ultra ride. Questa è tanta roba. Anche se 2200 monete, 20 biglietti. Una volta c'era il pacco in cui ti davano 30 biglietti da. No, questo con te? 12. 30 biglietti da. Lotta premium. Cioè, questo è molto interessante. 2200 monete, 10 pezzi stella, 10 revitalizzanti max. Questo è molto, molto interessante. Anomalox, posso entrare nel ride? È necessaria la sub. Puoi fare la sub gratis con Prime Gaming. Una volta fatta, hai 30 giorni per fare tutti i ride che facciamo, sia online qua su Twitch durante le ore leggendarie, sia offline nei gruppi degli abbonati. Abbiamo le ova. In che senso abbiamo le ova? Oddio. Che vuol dire abbiamo le ova? Ah, sono le 18. Ah, è vero. Ma è vero. È vero. Grande. Ciao, Barry. Ben arrivato. Ben arrivato. Allora, punto esclamativo sub, Anomalox. Adesso, anzi, te lo faccio io direttamente in chat. Ottimo. E devi collegare il tuo account Twitch all'account di Telegram col secondo link, reditaliatwitch.altervista.org. Una volta fatto il collegamentos, verrai reindirizzato nel gruppo Telegram dedicato agli abbonati, quindi molto semplicemente. Sì, esattamente. Esattamente. Se non riesci ad entrare subito nel gruppo di Twitch, non ti preoccupare, dammi il codice amico che poi ti addo direttamente. Cioè, in qualche modo ci. In qualche modo vivi in C. In qualche modo. Nel frattempo scriviamo nel gruppo degli abbonati. Ora. Ciò posso fare oggi. Daria. Candidarsi. Username Togo qui sotto. Ok. Fissiamo il messaggio. Allora, super iper. Attivo, ritagghiamo todos los mundos. Non riesco a trovarti. Ah, eccoti qua. Copia e ti mando. Ti aggiungo subito. Ti aggiungo subito. Anomalox. Così poi vediamo qual è il tuo username su Pokémon Go. Mi raccomando, fai la procedura per entrare nei gruppi sub, perché è molto importante, perché devi candidarti attraverso cioè attraverso i gruppi e non attraverso la chat qua. Amici, aggiungi amici. Ecco fatto. Allora c'è Nicolas, il nostro Allo, credo il nostro Anomalox. Sì, no, ma ti ho aggiunto adesso, in questo momento, ti ho aggiunto adesso, in questo momento. Ti dicevo, clicca proprio sul tasto, anzi proprio ti ricopio la parte importante sul gruppo sub Addis. Adesso io non so se sei presente anche tu. Per tutti gli abbonati è necessario di aprire il nostro sito reditaliatwitch.altervista.org e cliccare sul tasto collega con Reditalia Postbot. Una volta collegati con Reditalia Postbot, collegherete il vostro account Twitch al vostro account di Telegram e il nostro bot verificherà il vostro abbonamento. Una volta che sarete abbonati, entrerete nei gruppi degli abbonati, che sono tre. Abbiamo anche la nostra Julie. Io nel frattempo, Anomalox, credo di metterti in lista, o sbaglio? Che dici?
Nel frattempo che provi ad entrare nel gruppo. Ok. Ah, sei presente? Di sì, allora è quel gruppo lì. Se sei presente, basta che scrivi il tuo username di Pokémon Go, cioè il nome che hai nel gioco. Perché mi serve questo, perché io poi il nostro Allo, come vedi, fa la lista. E ok, allora Allo, metti pure il nostro Anomalox in lista. Una volta fatta la lista, infatti poi adesso siamo 2, 4, 5, possiamo iniziare a partire. E così io posso invitare tranquillamente man mano e niente, molto molto easy. Allora io direi che possiamo iniziare il primo giro. Scrivo proprio preparatevi. È arrivato pure il nostro Super Lollo. Ok, allora abbiamo Allo, poi abbiamo il nostro Nicolas 1997, ok, poi abbiamo la nostra Julie, ok, poi abbiamo il nostro oddio, The Yochta, ok, eccoti qui, poi abbiamo il nostro che non mi hai ancora accettato, mannaggia, tra l'altro dobbiamo invitare Ale. E Anomalox, mi sa che non mi hai ancora accettato. Non mi hai ancora accettato l'amicizia. Barry, niente raid tu? Balziamo al prossimo giro. Balziamo al prossimo giro. Tengo bieti per Xerneas. Ma no, ciao Julie. Dai, cioè, cosa fai? Cosa fai? Te ne privi, siamo in 6. Siamo in 6, ce la possiamo fare tranquillamente. Dai. Dai, che siamo a buon punto. Zan 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 zan. No, palestra ancora non posso. ASMR. No, in realtà è molto chill. I tag sono rimasti. Venerdì per mobilità. Hai cambiato i turni? Dal lunedì si torna a sollevare. Ci sta. Io ultimamente sto sollevando 40 kg e 39. Sì, 40 kg. 40 kg. È buono. Non ho ancora. Ah, ok. Ah, ok. Ah, mi dispiace che sei malato. Ma tutto a posto, moccioli. Spero niente Covid. Manca solo il Covid. Tonsillite acuta, me coglio. Mamma mia. Quella è bella ostica. Allo, sempre colpo finale. Dai, shiny. Dai. Niente. Oh, è arrivato, credo, il nostro Anomalox. 2118, quindi neanche. Cioè, fa proprio schifo. Ottimo. Ottimo. Poi dovrai ripetere la procedura che hai fatto finora per entrare anche nel gruppo chat sub. Anche perché nel gruppo, in quello lì in cui sei entrato, ci si candida solo per i raid che faccio io, mentre nell'altro potenzialmente se tu vuoi fare un raid e vuoi invitare gli abbonati, puoi farlo tranquillamente. È normale, Allo, dobbiamo soffrire. Dobbiamo soffrire. Dobbiamo soffrire. Ma l'ho catturato? Mi sono un attimo distratto, ragazzi. Ah sì, l'ho catturato. Anche se, sì, rispetto agli altri forse è un po' meglio. Però dovrei comprare dello spazio, mi viene da piangere, ragazzi. Mi viene da piangere. Oh, io e Nomalox siamo amici. Ottimo. Hai fatto già il secondo giro, Allo? Fantastico. Allo, macchina da guerra, ragazzi. Allo, macchina da guerra. Candidati ovviamente nel gruppo dei sub, proprio quello che sta facendo in questo momento Allo. Quindi mi raccomando, per candidarvi, username di Pokémon Go nel gruppo degli abbonati.
Vi ricordo che se non siete abbonati potete abbonarvi gratis col periodo di prova di Amazon Prime o Prime Gaming. Punto esclamativo sub in chat per avere tutte le informazioni su come abbonarsi. Molto semplicemente. Tra l'altro, fra un po' ci sarà anche la nuova funzione di abbonamento per Instagram, quindi devo capire ancora un po' che cosa fare. Contenuti esclusivi per Instagram. Non lo so. Ci sto pensando. E anche perché siamo arrivati a 140.000 e tanta roba, raga, tanta roba, tanta roba. Allo supercarico, dai, ci credo, dopo un mese di svacco totale ci mancherebbe pure. No, ma ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ciao Andrew, si trova Xerneas. Infatti adesso se andiamo a tappare uno Xerneas fi Xerneas, perdonami, i Veltal fino all'8 e poi dall'8 in poi ci sarà Xerneas. Oh, ragazzi, continuo a sbagliare, continuo a sbagliare e li confondo, non ci posso fare niente. Continuo a dire Roma per Toma, come al solito, ragazzi, cioè, quindi nulla di nuovo, nulla di particolare, ecco. Di Velta alla forma dell'aria? Eh sì, no, quello ovviamente. Non lo so perché associo. Non lo so, mi sono fissato con Xerneas, regà. Andiamo a vedere se ci sono. Allo, badamelo sto mir. Ma, ragazzi. Vediamo se ce ne sono altri. I Velta al Shiny. Sì, in effetti sì, i Velta Shiny è tanta roba. Anche perché noi l'abbiamo catturato l'altra volta, settimana scorsa, ed è molto molto bello. Passione bada. Oh, ma scusate ragazzi, supporto Jens. Barry, tu rischi male, tu rischi molto male. Rischi molto male. Cioè, guardate che figo. Si illumina poi di bianco, tutto biancoso. È molto figo. Anche se il nero si illumina di nero, no, si illumina di bianco lo stesso, quindi niente. Allo su, oh, allo on fire. Allo inizia a fissare. Guarda, ragazzi, quando Allo vuole una cosa, che mi fai? Mi gonfia la Games Week. Esatto. Le brutte intenzioni e la maleducazione. E in tutto questo sto cercando anche l'item shiny su spada. Però per Pokémon Spada io ti consiglio di entrare nel nostro gruppo dedicato a tutto ciò che non è Pokémon Go, spada, scudo, scarlatto, violetto, che è questo qua, Pokémon Raid Italia News. Quindi ieri sera ho messo la Shiny Luck per Xerneas, convinto che ci fosse oggi. Devo toglierla, ormai la lascio. Ah, è vero, c'hai ragione. È un po' in anticipo. Ma boh, non lo so. Teniamola per il momento. La repostiamo. La repostiamo dopo. Tra l'altro, ecco, c'è una cosa. Vediamo se il comando funziona ancora. Sì, funziona e il codice dovrebbe essere anche giusto. Perché vi spiego, ragazzi, noi abbiamo una collab con Buddybank, che mi sa che la stories è terminata e dovrò rifare la stories. Perché potete, iscrivendovi attraverso il nostro link e il nostro codice sconto, otterrete 25 euro gratuitamente. Cioè, praticamente voi vi iscrivete, in fase di iscrizione inserite il codice DD, quindi Domodossola Domodossola 67 Empoli Bologna e B. Inserendo questo codice durante la fase di registrazione, otterrete, riceverete 25 euro cash, cioè soldi, non appena spenderete almeno 5 euro tramite POS o wallet, o ad esempio fate tipo una ricarica da 10 euro, mettiamo caso, sul vostro conto nuovo Buddybank e comprate, non lo so, qualcosa da 7 euro su Amazon con la carta Buddybank, vi arriveranno 25 euro, cioè proprio puliti puliti, quindi cioè, mica pizza e fichi, scusate, Quindi mi raccomando, adesso fra poco la riposto anche, anzi in questo momento aspettiamo che aspettiamo sicuramente che arrivino altri. Facciamo, io lancio un altro haul tattico, che qualcuno mi picchierà prima o poi per tutti questi tag molesti che facciamo. Però magari ci si sveglia dopo. E andiamo a
fare la stories. Tra l'altro dobbiamo ripubblicare anche su Telegram la nostra promo. Allora, ricevi 25 euro gratis e le stelline che mi piacciono tanto. Dove sono le stelline? Fine. Ok, pubblichiamo nelle stories. Oh, che voglia di pizza adesso che l'hai nominata. Bella pizza, kebab. Barry, ma stasera ci sei? Ragazzi, stasera ci siete, è vero che ci siete? Stasera da GameStop andiamo live su Mario Kart, giochiamo tutti insieme e sarà da divertirsi. Ci sarà molto da divertirsi. Quindi ci sarà una live, correremo tutti con Mario Kart, giocheremo noi quattro più tutta la chat, quindi chiunque voglia entrare entrerà. Ovviamente io non sarò, cioè io sarò l'ospite, non sarò l'host che gestisce la live, ma sicuramente conoscerete gli altri ragazzi che fanno le live e quindi vi potrete sicuramente divertire. Tra l'altro poi inizia alle 21, quindi 21 avrò tempo queste due orette, anzi anche meno, perché poi ci vuole il tempo per un attimo preparare il tutto. Per finire di fare le cose e niente, e niente, niente. Non ho Mario Kart, però passo sicuramente. Bravo, Barry, bravo. Devo, no, come devi? No, devi cuffare Allo perché Allo vince sempre. E Allo è sculallo, lo sapete tutti. E quindi cosa facciamo? Cioè, c'è questo Scyther che mi inquieta. Non so per quale motivo. L'ho aperto perché l'ho visto lì e ho detto. Non che ce ne sia bisogno. Io ci sarò, voglio giocare. Sì, beh, vedremo in base a quanta gente ci sarà. Ma infatti sarà sempre team. No, no, no. Ci dissociamo clamorosamente. Ci dissociamo. Ci dissociamo, ovviamente. Ci dissociamo. Ci dissociamo. Posso. Non vale, non vale. Allora, non vale. Non vale, non vale. Non vale. Assolutamente non vale. Li fai rosicare? No, ma bisogna vedere se Gigi ci sarà. Ah, tra l'altro, hai pubblicato tu il post. Allora, mi sa. Sì, sa di sì. Bravo. Allora, oggi super, super efficace. Super efficace. Super efficace. Abbiamo pure pubblicato il post fissato. Sono aperti anche i pre-order della PlayStation 5. Non so se può interessare a qualcuno. Perché ci sono un sacco di. Non so per quale motivo. La gente. Boh. PlayStation 5. Ah! Tutti che vogliono la PlayStation 5 adesso. Che poi dici. Ci fossero dei giochi. Cioè, l'unico gioco magari interessante per la PlayStation 5 è Tekken che uscirà, ma dici perché? Per come? E quindi dici boh, vabbè. Vabbè. E niente, molto. Tutto qua, ragazzi, tutto qua. Ce la possiamo fare. Tra l'altro oggi ho scoperto che è uscito fuori Overwatch 2. E niente, è proprio un boom. Cosa ho sentito? Non lo so che cosa hai sentito. Io, qualsiasi cosa hai sentito io mi dissocio. Nel dubbio, non sono stato io. Ci sono dei giochi bellissimi. Indubbiamente. Indubbiamente, poi in teoria dal 20 ottobre uscirà Mario Rabbids Sparks of Hope. Sarà molto interessante. Spero di poterlo portare in live. Secondo me sarà una cosa molto carina. Un gioco molto, molto, molto carino. Sarà molto carino e molto divertente. Quindi, secondo me, ci possiamo fare una rapizzata. Una rabbizzata. Io voglio
Voglio fare uscire una cosa, spero sabato domenica di riuscire. E c'ho paura. Cosa? Tra l'altro vi ricordo che sabato ci sarà la live di Splatoon 3 con il nostro 8-bit. Altra cosa importante, ieri non c'è stata. Il martedì non ci sarà più la mia live. Ridurrò solo il live al mercoledì, quindi sarò presente solo il mercoledì. Anche per esigenze di tempistica, perché non ho molto più tempo adesso. E il martedì potrebbe esserci una live fissa, non da martedì prossimo, ma quello dopo ancora. Ci sarà la live di Super Smash Bros. Non vi dico ancora con chi. E soprattutto. Ieri c'è stata la live di Animal Crossing su Dacian con Dacian perché venerdì non ci sarà, quindi venerdì sarà libero perché ovviamente Dacian è a Romix e quindi non potrà essere presente. Allora racconta te ammazza. Poi me lo scrivi allo, scrivallo. Me lo scrivi in privatallo. In privatallo. Io sto avendo paura e ansia. Nel frattempo andiamo nel gruppo Twitch Sub perché siamo in 3. Siamo in 3 più 4. In 5 dite che ce la facciamo. Non parlarmi di fiere. Vorrei venire anch'io a Lucca, ma non credo di venire. 6 ore di viaggio per 2000 costa un botto. Lo so, sto guardando un attimo. Allora, saremo in 3, 4. Cioè, prima di tutto curiamo perché sennò. Qua è una strage. Ok, abbiamo. Tutte le volte c'è un Poliwhirl così a caso. A caso. Forse un po' al pelo. Ci manca qualcuno, ci manca qualcuno. Proviamo a sentire qualcuno dello staff. Tra l'altro è uscito anche quello sotto casa. Sta fantastico, quindi. Io direi che possiamo tranquillamente switchare a questo qui proprio. Ciao, sono una Winx. Benvenuto. Winx, la tua mano è nella mia. Più forza ci sarà. Na 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 na. Oh, insieme. Niente, sono così. Barry, come facciamo senza di te? Come facciamo senza di te? Come facciamo? È ovvio che ci serve una mano. Ovvio, hocus pocus, raga. Arrivo, bravo. Bravo. Ok, allora possiamo. Ok, allora possiamo partire e andiamo subito. Allora, con Nicolas. Dai. Nico, ok, Nicolas, poi il nostro Allo, poi il nostro Anomalox, ok, poi il nostro Barry e poi il nostro Alessae. Ok, potremmo invitare qualcuno così a caso. Per fare raid è necessaria la sub. Per fare raid è necessaria. Per fare raid, l'amicizia è necessaria la sub. Con la sub per 30 giorni puoi fare tutti i raid durante le ore leggendarie con noi e anche online qua su Twitch e offline nei gruppi degli abbonati. Quindi, eh sì. Invece, per quanto riguarda i follower, possono giocare insieme a noi a tutte le restanti live: Animal Crossing, Unite, Splatoon, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ma, ragazzi, smettetela, fate i bravi, su via. Tra l'altro, si è buggato il gioco. Secondo me si è buggato il gioco. Questa palestra è troppo lontana. Ma che cosa stai dicendo? Mi è arrivato l'invito? O sto entrando da solo? Non si vede una mazza. Che bello sto. Fantastico. Manco io, ragazzi, manco io. Manco io. Bello sto gioco, bello. Bello, ho dovuto chiudere. Bello sto gioco.
la possiamo fare, ragazzi. Perché? Mi rifarà rientrare? No, niente, sono fuori. E entro. O fate la. Anche perché. No, non me l'ha mangiato il biglietto. Come siete messi dentro al ride? Se ce la fate, finitelo. No, beh, se state andando avanti, andate avanti tranquillamente. Se ce la fate, tranquillamente andate avanti e concludete. Nel caso facciamo un altro giro. Ottimo, ottimo. Allora, facciamo un altro giro. Nel frattempo preparo un altro giro mentre voi finite questo. Fatelo, fatelo. Ovviamente le persone che hanno partecipato a questo ride non potranno fare il successivo. E anche perché. Fatto in 4. Ciao Marco, è necessaria la sub? Puoi farla gratis col periodo di prova di Amazon Prime o Prime Gaming. Una volta fatta, hai 30 giorni, quindi tutto il mese, per fare tutte le ore leggendarie con noi e tutti i raid che tu vuoi proporre con gli altri abbonati in un secondo gruppo. Abbiamo tre gruppi esclusivi per gli abbonati su Telegram. Beh, fatto in 4 allora, voglia. Fuck no shiny. Tutto bene, grazie. Normale. Ragazzi. Possiamo farne un altro. Anche se è un peccato che tra virgolette butti questo qua. Volendo, si può fare un'altra palestra. Cioè, nel senso, una palestra che voi non abbiate fatto. Però non vedo molta candidatura, ecco. Tra l'altro io abbasso leggermente, ragazzi. Oh, così perfetto. Ho abbassato un attimo la luce sulla cam perché era davvero troppo forte. Mi andava proprio tutta in faccia negli occhi. Mi dava un fastidio assurdo. Già c'ho questo mega faro assurdo qua davanti. Io ho finito i biglietti. Fantastico, fantastico. Ma io in realtà direi che noi siamo soddisfatti un po' così. Abbiamo fatto i nostri raidini, ci siamo divertiti, abbiamo fatto la nostra oretta di live. Quindi io mi congederei anche un po' prima, ragazzi, e mi congederei e direi che potremmo chiudere la live un po' prima, così io poi ho anche un po' di tempo per prepararmi per quella di questa sera, perché quella di questa sera sarà un po' strong. Quindi devo anche aggiornare il gioco. Sono un po' così. Devo prepararmi psicologicamente a perdere. E quindi che ci vogliamo fare? Però spero sarà molto divertente. Ci divertiremo. E quindi niente. Non saremo qua di casa, vi ricordo, ma saremo su GameStop. Sul canale di GameStop. E niente. Magari pubblicheremo i post nelle varie locandine, sui vari social, ecco. No, io adesso però non finisce qua la nostra live perché faremo un raidino e vorrei fare un raidino al nostro Giaffarino, perché c'è il nostro Giaffarino che è in live su Overwatch. Quindi io vi direi che vi ringrazio per aver partecipato a questa live. Noi ci vediamo stasera e poi settimana prossima. E niente, a stasera sul canale di GameStop. See ya!